Dai discorsi di Sant'Agostino, vescovo, fu ministro del sangue di Cristo. Oggi la Chiesa di Roma celebra il giorno del trionfo di Lorenzo, giorno in cui egli rigettò il mondo del male, lo calpestò quando incrudeliva rabbiosamente contro di lui e lo disprezzò quando lo allettava con le sue lusinghe. In un caso e nell'altro sconfisse Satana e che gli suscitava contro la persecuzione. San Lorenzo era diacono della Chiesa di Roma, ivi era ministro del sangue di Cristo e là, per il nome di Cristo, versò il sangue. Il beato apostolo Giovanni espose chiaramente il mistero della cena del Signore dicendo: come Cristo ha dato la sua vita per noi, così anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Lorenzo, fratelli, ha compreso tutto questo, lo ha compreso e messo in pratica e davvero contraccambiò quanto aveva ricevuto in tale mensa. Amò Cristo nella sua vita, lo imitò nella sua morte. Anche noi, fratelli, se davvero amiamo, imitiamo. Non potremmo infatti dare in cambio un frutto più squisito del nostro amore di quello consistente nell'imitazione del Cristo, che patì per noi lasciandoci un esempio, perché ne seguiamo le orme. Con questa frase sembra quasi che l'Apostolo Pietro abbia voluto dire che Cristo patì solamente per coloro che seguono le sue orme e che la passione di Cristo giova solo a coloro che lo seguono. I santi martiri, che lo hanno seguito fino all'effusione del sangue, fino a rassomigliargli nella passione. Lo hanno seguito i martiri, ma non essi soli. Infatti, dopo che essi passarono, non fu interrotto il ponte, né si è inaridita la sorgente dopo che essi hanno bevuto. Il bel giardino del Signore, o fratelli, possiede non solo le rose dei martiri, ma anche i gigli dei vergini, l'edera di quelli che vivono nel matrimonio, le viole delle vedove. Nessuna categoria di persone deve dubitare della propria chiamata. Cristo ha sofferto per tutti. Con tutta verità fu scritto di Lui. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Dunque cerchiamo di capire in che modo, oltre all'effusione del sangue, oltre alla prova della passione, il cristiano debba seguire il Maestro. L'Apostolo, parlando di Cristo Signore, dice: egli, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Quale sublimità! Ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso. Quale abbassamento! Cristo si è umiliato. Ecco, Dio cristiano, l'esempio da imitare. Cristo si è fatto ubbidiente. Perché tu insuperbisci? Dopo aver percorso tutti i gradi di questo abbassamento, dopo aver vinto la morte, Cristo ascese al cielo. Seguiamolo. Ascoltiamo l'Apostolo che dice: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio.